Siamo qui con il primo cittadino, il sindaco di Gioiosa Marea, Edoardo Spinella, e in questa occasione le vorremmo mostrare un video particolare all'interno del quale ci sono determinate denunce. Siamo a Gioiosa Marea, nella zona del torrente Zappardino, dove ci hanno chiamato un gruppetto di cittadini e turisti per denunciare qualcosa. Allora, parla il signore che è un turista di Milano e che ha casa qui a Gioiosa Marea. Dove abita? È praticamente a Zappardino. Siamo in affitto in una villetta sul mare e mi è capitato da circa 4-5 sere che, camminando dopo le 21, le 9, trovavo, attraversando sotto il ponte della ferrovia, trovavo questa fuoriuscita di acqua puzzolente e non riuscivo a passare dall'altra parte, cioè dovevo saltare sui sassi. Infatti una sera ho schizzato, mi sono pure sporcato, quindi ecco. Martedì scorso, mi sembra che era il 18 di agosto, addirittura ho visto questa fuoriuscita verso le 2, 2 e mezza. Infatti si vedeva questa macchia che entrava nel mare, c'erano i bambini che facevano il bagno, eccetera eccetera. Quindi a questo punto abbiamo chiamato il 113, è venuto fuori un carabiniere, sempre di sera, intorno alle 9:30, alle 21:30, e praticamente ha rilevato che c'era questo problema, questa fuoriuscita, eccetera, e poi ci ha invitato il giorno dopo ad andare in caserma per fare l'esposto. Il giorno dopo siamo andati, io e il mio amico, e abbiamo fatto questo esposto, uno per uno, diciamo, due esposti per lo stesso problema, e ci hanno detto che avrebbero comunicato alla Procura della Repubblica di, mi sembra, Patti, e poi ci hanno detto che ci facevano sapere nell'arco di qualche giorno che cosa succedeva. Cioè ci hanno detto così che molto probabilmente sarebbe andata una squadra di specialisti a raccogliere, diciamo, il terriccio da dove passa questo scarico dei rifiuti, e basta. Avete provato ad allertare anche il comune? Avete chiamato i vigili, qualcuno, per denunciare questo fatto? No, diciamo che abbiamo chiamato subito i carabinieri, perché già diversi anni fa era successo che ci trovavamo sempre in questa zona e avevamo chiamato il comune. Anzi, le avevamo portato addirittura una bottiglietta con dentro del liquido e non hanno fatto niente, ma più di 10 anni fa. Adesso quest'anno abbiamo visto che la cosa non è cambiata e si va avanti, allora abbiamo cominciato a farci sentire, insomma. Il dottore Donzelli è un altro che ha la casa proprio sul torrente Zappardino, una delle villette lato Piraino. Allora, la situazione qual è? È un grandissimo sbaglio che io ho fatto, perché se non l'avessi costruito sta casa, i miei familiari sarebbero venuti in campagna a stare là, bella, all'aria fresca. Comunque è una situazione incresciosa questa qua, che dura dagli anni 80, per non dire 70, così. E praticamente succede che un giorno sì, un giorno no, a volte una fiumara di fognature, di liquami fognari vengono riversati nel torrente Zappardino e a volte arrivano a mare, a volte vengono assorbite dalla sabbia e a mare non arrivano, però filtrando la fine è quella. Io l'altra volta all'1:30, cioè alle 13:30, dovetti girare per andare a casa mia, perché il torrente non si poteva attraversare in quanto c'era sto liquame. Ho telefonato al comandante dei carabinieri, il quale mi promise che avrebbe provveduto. Hanno fatto delle fotografie, perché ho visto che facevano delle fotografie, ma non so come andrà a finire questa situazione. Il sindaco, questa situazione egli l'ha ereditato dagli anni 70, quando ospiti miei chirurghi ogni anno di Polonia dicevano: casa puzza Gioiosa, Gioiosa puzza casa. Ora io inviterei il sindaco a fare una conferenza, una conferenza per spiegare ai cittadini perché non si riesce a risolvere questo problema.
Ecco, io non accuso nessuno, perché il sindaco è un galantuomo, una persona per bene e ha a cuore le sorti del paese, dei cittadini. Grazie. Parlo non solo a mio nome ma a nome di un bel gruppo di amici che è ospite di Gioiosa tutte le estati e che chiaramente vivono con grande disagio questa condizione del paese per tanti motivi. Primo, perché amiamo questo posto, se ci torniamo mi pare sia palese, e poi perché effettivamente non è bello anche la sera passeggiare e sentir venire fuori dai tombini un odore nauseabondo. Quindi già questo agli occhi di una persona come me che non è un'esperta, non è una tecnica, già mi fa capire che c'è un sistema fognario che ha bisogno, che necessita di una manutenzione diversa. Non ci vuole, credo, neanche la laurea in chimica per capire che quell'odore che sentiamo in spiaggia, dentro l'acqua, che quelle chiazze marroni che vediamo sono fogna, sono liquami fognari, non c'è bisogno di analizzarle, anche se a questo riguardo qualche tempo fa, proprio per la schiettezza che ci contraddistingue, per l'amore, per Gioiosa che ci contraddistingue, e proprio a sottolineare il fatto che noi come forestieri non abbiamo appartenenza politica, non ci schieriamo da nessuna parte, non lo facciamo con nessun interesse, abbiamo chiesto al sindaco spiegazioni riguardo alla salute del mare. Ci è stato garantito che la salute del mare era perfetta perché erano stati fatti degli esami, però lei mi insegna che c'è gente che muore dopo un anno dal prelievo, cioè si può ammalare anche dopo. Quindi io mi chiedo, sono qui come portavoce del gruppo per fare alcune domande, io mi chiedo, anche quest'anno è stata analizzata l'acqua di Gioiosa? È stata analizzata da più persone o si può cadere nell'inghippo, nell'errore dell'analisi? Come mai solo a determinate ore si vede la fogna e la vediamo solo quelli che amiamo tanto il mare da starci nelle ore desuete? Attenzione, perché nelle ore consuete, quando c'è gente e quando non ci sono mareggiate, non c'è niente in acqua. Quando o prima o dopo una mareggiata, insomma, si crea un po' di confusione, per cui quella schiuma può essere o non può essere fogna, eccetera, eccetera, avvengono questi scarichi. Io capisco che Gioiosa si riempie di ospiti, io capisco che il sistema fognario magari è sovraccaricato dalla presenza di tante persone, io capisco la buona volontà degli operatori, degli operai, di chiunque, però registriamo un dato: Gioiosa così bella è invivibile nel periodo di Ferragosto, e quando io devo mostrare Gioiosa, che credo abbia una vocazione turistica, io non ho visto industrie qui, quindi credo sia un paese a vocazione turistica, quando bisogna mostrare la migliore parte di sé, giusto nei giorni in cui la gente viene da tutte le parti d'Italia o da tutte le parti del mondo, noi facciamo sentir loro solo l'odore della fogna e li facciamo bagnare nell'acqua schiumosa. Questo veramente ci amareggia. Quindi le nostre vogliono essere non una serie di contestazioni ma una serie di domande: come mai si sta provvedendo? Forse c'è un progetto per rifare depuratori, non depuratori, forse ci stanno già lavorando, non lo so, io sono certa, come diceva prima il dottore, della buona volontà di tutti, però registriamo un dato: 3-4 giorni di fila non abbiamo potuto fare il bagno in acqua perché era veramente piena di letame galleggiante, che peraltro molti di noi hanno anche fotografato, quindi non è che stiamo dicendo sciocchezze, non avremmo alcun interesse a parlare male della situazione fognaria. Poi aggiungerei anche, come turista del luogo, suggerirei all'amministrazione, credo di entrambe le località confinanti, cioè Gioiosa e Piraino, di venire a guardare un po' le condizioni del fiume, perché il letto mi è sembrato, insomma, combinato male. Luccio, io credo che in caso di pioggia qualche problema si potrebbe verificare, e anche in questo caso io non sono un tecnico, è pieno di canne, è pieno di spazzatura che sicuramente è anche roba nostra, perché alcuni di noi magari sono maleducati e buttano via la roba, però con una buona vigilanza, una buona sorveglianza si può pulire il fiume. E poi penso non ci sia neanche da spendere una grande cifra a piantare una serie di oleandri, a scendere, ad abbellire questa strada che porta al mare. Magari mi rendo anche conto che, essendo un posto di confine, si potrebbe un po' giocare, no, allo scarica il barile, ma alla fine, per la buona volontà che contraddistingue entrambe le amministrazioni, io sono certa che ne verranno a capo, si metteranno d'accordo e daranno un volto migliore alla Gioiosa che merita e che tutti quanti noi amiamo. Io sono nativo di Gioiosa Marea, abito a Milano, vengo tutti gli anni, ho la casa qui, e purtroppo questa casa proprio sulla fogna che c'è sul torrente Zappardino. Noi la sera ci sediamo a cenare e ci arriva questo Chanel numero 5 che ci inonda, no, di profumi, e se invitiamo qualcuno diciamo che non ci facciamo una bella figura. Io mi sono rivolto a tutti i sindaci che sono succeduti in questo paese e ogni anno mi dicono: c'è il depuratore pronto, lo stiamo facendo, ci sono i fondi assegnati, però
siamo giunti ad oggi e purtroppo la situazione è quella che è stata descritta da quelli che hanno parlato prima di me. Viva Gioiosa! Allora, signor Sindaco, Gioiosa Marea è ancora il paese che racconta il suo nome? Io sono certo di sì, anche perché devo dire che le cose che ho appena ascoltato, i toni in alcuni casi non, certamente forse ha ragione, comunque in alcuni casi lo è stato negli anni passati, devo dire che con correttezza molti hanno detto che questi problemi risalgono a tantissimi anni addietro e non soltanto negli ultimi 3 anni, quindi durante questa nostra amministrazione. E che cosa posso dire? Che intanto i problemi a cui loro si riferiscono probabilmente per quanto riguarda la competenza però di Gioiosa, perché loro, mi pare di aver capito, sono tutti residenti a Zappardino, io sono certo che anche dalla parte di Zappardino, ma non devo rispondere per i colleghi dell'altro comune. Però per quanto riguarda le nostre competenze, devo dire che quest'anno forse è stato l'anno migliore dal punto di vista amministrativo per il problema degli sversamenti in mare degli sversamenti da parte delle rotture della rete fognaria e tutto il resto, delle stazioni di sollevamento. È stato l'anno davvero migliore perché sono state fatte anche attraverso una giusta programmazione e nonostante le risorse ridotte siamo riusciti nell'arco di questi 3 anni a eliminare quasi del tutto questi problemi. Ne rimangono ancora da risolvere. E devo dire che quelli che forse a cui loro fanno riferimento altro non sono che dei piccoli sversamenti, ma legati allo sfioro. Sappiamo tutto da anni che la rete fognaria di Gioiosa non è separata, quindi acque bianche e acque nere non sono separate, per cui quando ci sono delle piogge, come è accaduto in quei giorni, chiaramente gli sversamenti vanno a finire attraverso lo sfioro che è già previsto, in questo caso in quell'area del torrente Zappardino. Sono state però degli sversamenti, degli sfiori, diciamo, che sono stati molto limitati anche nel tempo e che quindi non hanno creato pregiudizio dal punto di vista igienico-sanitario. E, al tempo stesso, nei giorni di Ferragosto, quello che abbiamo potuto riscontrare, perché fortunatamente siamo stati molto attivi, abbiamo fatto la pulitura di tutte le condotte, soprattutto nel tratto che l'anno scorso ci ha dato maggiori problemi, che è proprio davanti la chiesa di Gesù un po' pastore, l'abbiamo sorvegliata, abbiamo sorvegliato sempre le pompe, sono state sempre attive. Tranne in qualche caso quando per un abbassamento della tensione elettrica non si sono bloccate ma l'efficienza si è ridotta. Quindi a parte questi piccoli inconvenienti, noi quest'anno le spiagge devo dire che sono state incantevoli, lo sono state per tutto il periodo estivo, non abbiamo avuto nessun tipo di guasto, di sversamento e ci siamo impegnati anche oltre e questo grazie anche a quello che è stato l'impegno economico di raddoppiare tutte le pompe lungo la rete. E dobbiamo completare, devo dire per la verità, perché evidentemente le risorse non bastano tutte in un anno, quindi abbiamo una programmazione, per cui completeremo questo tipo di intervento nel corso di quest'anno e comunque prima della stagione prossima, della prossima stagione estiva, completando il raddoppio delle pompe anche sul torrente Zappardino. Quindi questo tipo di problemi sarà eliminato del tutto. È chiaro che questo non significa che abbiamo eliminato tutti i problemi, perché come è stato detto anche durante l'intervista abbiamo il nostro problema del depuratore. Allora, tante cose sono state dette, noi in questi, soprattutto negli ultimi 2 anni abbiamo seguito tantissimo questo progetto perché è di interesse primario per la comunità, l'abbiamo ribadito più volte. Abbiamo fatto validare i nostri 2 progetti sia di San Giorgio che di Gioiosa Zappardino anche dagli esperti ministeriali. Bene, devo dire che non riusciamo a superare alcune difficoltà che non dipendono solo da noi, perché i progetti sono pronti, sono ultimati, sono adeguati, però c'è sempre un problema che nasce in sede di conferenza di servizi con i pareri che devono esprimere alcuni enti. Tant'è che io alla fine di luglio ho scritto anche in risposta ad una missiva della Presidenza del Consiglio dove a questo punto, non come segno di resa, perché abbiamo fatto tutto il lavoro possibile e immaginabile, ma proprio per stimolare, perché noi questi depuratori li vogliamo, ho chiesto alla Presidenza del Consiglio di nominare davvero un commissario. Un commissario per quale motivo però? Perché i progetti sono pronti, perché si possano superare quelle difficoltà burocratiche
che gli enti preposti, che sono enti regionali e quanto altro, che vengono finalmente superati, perché noi il depuratore lo vogliamo e vogliamo il decreto, perché se i soldi ci sono non vedo perché non si debbano superare in qualsiasi modo tutte le difficoltà che ci possono essere in ordine ai pareri. E questa è un'altra parte. Poi la cura delle spiagge, l'abbiamo fatto sempre, tutti gli anni, quest'anno ancora di più, perché abbiamo mantenuto la pulizia delle spiagge con due passaggi per tutto il periodo estivo di personale che ha pulito le spiagge e ha svuotato quelle che sono state una novità per quest'anno, le mini isole ecologiche, per far sì che le persone comincino a differenziare, cioè per far passare anche questo messaggio culturale, perché è importante. Noi la nostra parte come amministrazione la stiamo facendo. Bisogna che questi cittadini, che sono dei cittadini certamente virtuosi, perché sono sicuro che questi cittadini non sono fra quelli che lasciano le cicche nella sabbia, e quindi dovrebbero anche loro promuovere, giusto protestare contro le amministrazioni come hanno fatto, anche facendo riferimento alle amministrazioni passate, e noi stiamo cercando di rispondere e abbiamo risposto nel migliore dei modi. Ma vorrei che passasse anche questo messaggio: non può bastare solo l'amministrazione, bisogna anche che il cittadino si faccia parte attiva, e se il vicino d'ombrellone mette una cicca sotto la sabbia deve essere richiamato. Solo questo è il percorso da fare. Quindi condivido in pieno le proteste, entro certi limiti però, è chiaro, perché alcune affermazioni per esempio non sono tutte condivisibili, alla luce soprattutto di quello che noi abbiamo fatto durante il corso di questi 3 anni e in particolar modo dell'ultimo anno. Quindi direi che mi fa piacere, perché in questo modo riusciamo anche a comunicare, perché se questi cittadini fossero venuti direttamente qua non ci sarebbero stati problemi, gli avrei detto quelle cose che ho appena detto.